incredibile! Guardate! Nessun pilota da spazio in pista! Che gara! Certo, ognuno di loro sente la pressione, soprattutto il giovane Aiden Jackson della Carly. Esatto. Si vocifera nel paddock che probabilmente Jackson salirà presto in Formula 1. Quindi oggi il pilota si gioca tutto. La pressione è palpabile. Non potevamo sperare in un finale di stagione migliore per la Formula 2 qui a Abu Dhabi. Aiden, stai andando alla grande. Rimani concentrato. Sai già cosa fare. Ricevuto. Ti trovi in quarta posizione. Hai Sech Kamara davanti. Ok, il distacco è 1,1 secondi. Monta gomme morbide e muove. Giù e dietro di te. Ok, il distacco da quella dietro è 2,5 secondi. Monta gomme morbide e muove. Il distacco dalla prima è 5,9 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Mancano soltanto 3 giri. Hai Latifi davanti. Cerca di superarlo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,5 secondi. Monta gomme morbide e muove. Le sue gomme sono state montate 3 giri fa. L'ultimo giro è stato 1,55,6. 1,2 secondi di vantaggio a giro. Ok, i nostri principali rivali in questa gara sono Latifi e Sech Kamara. Il distacco da quella dietro è 2,4 secondi. Thank you.
Bravissimo, Aiden. Guida fantastica. Congratulazioni. Sì! Fai così! E ce l'ha fatta! Wow, wow! Jackson è primo! Aiden Jackson vince il campionato! Che vittoria per Jackson! Che vittoria! Nessun altro poteva essere in grado. Un risultato magnifico. Ci aveva già detto che il suo sogno sarebbe stato quello di correre per Mercedes in Formula 1. Speriamo che la gente giusta stia assistendo. Eccolo qui, l'uomo del momento, Aiden Jackson. Una gara eccellente e una vittoria fantastica per un grandissimo pilota. Senz'altro. Dopo questo risultato, Jackson sarà sulla bocca di tutti. E ovviamente nei pensieri di qualche team di Formula 1. Questo pilota ha un grandioso futuro davanti a sé. Aiden, ora che hai fatto il salto in Formula 1, senza troppo stupore da parte di chi ha seguito la tua ascesa, come ci si sente a essere finalmente a un passo dalla tua prima gara? Se devo essere onesto, Will, ancora non ci credo. La scuderia mi ha dato un'opportunità davvero unica. Irripetibile, un sogno che diventa realtà. Quindi, per rispondere alla domanda, mi sento come un bimbo. Mi guardo intorno e sono circondato dai miei eroi, capisci? Mi sono dovuto dare un pizzicotto. Quindi, sì, mi sento un po' sopraffatto. Ma in pista, la velocità, il rumore, anche l'odore, non cambia. Spero la guida non ne risenta. Senti, ora vorrei farti una domanda su Casper Ackermann. Non ti spaventa l'idea di avere un pilota veterano come tuo primo compagno in Formula 1? Credi che funzionerà tra voi due? Ho sempre avuto grande ammirazione per Casper. Quando ero ragazzino crescevo con le sue immagini attaccate ai muri della mia stanza. Il sogno era essere Casper. Ma a quanto pare dovrò fargli da compagno. A me sta benissimo, eh? Imparerò dal migliore. Si sa, un campione deve pure imparare. Aiden, mi chiedevo se potessimo sapere la tua reazione circa i confronti che si stanno facendo tra te e un altro pilota di Formula 1. Proprio come te, lui aveva fatto il balzo dalla Formula 2 alla Formula 1. Cosa ne pensi dei fan e della stampa che ti nominano il nuovo Devon Butler? Il nuovo Devon Butler? Per me va bene. Il vecchio non ci servirà più. Sei stato bravo. Gli piaci. Di cosa ti preoccupavi? Grazie. Te la caverai sicuramente. Vedrai. Ti basta fare quello che hai fatto in Formula 2. Facile. Grazie. Non ti deluderò. Forza, Aiden. Puoi farcela. Ehi là. Aiden, sei in stanza? Sì, Brian. Ottimo, dai un'occhiata in giro, spero che ti piaccia. C'è tutto quello di cui hai bisogno. Feed, notizie, social media, è tutto collegato. Solo, mi faresti un favore? Dimmi. Assicurati di controllare le mail. Credo ci sia un messaggio per te. Oh, va bene, grazie Brian. Prenditi un attimo, controlla tutto e mettiti a tuo agio. Ci vediamo prima della gara. D'accordo.
Pronto? Ciao tesoro, come va? Tutto bene, ma... Sì, va tutto bene. Mi sto preparando. Ho visto la tua intervista. E? Devi tagliarti i capelli. Ah, ok. Beh, grazie. A parte questo, sei stato grande. Sono fiera di te, Aiden. Lo so, ma grazie. Vorrei tanto esserti accanto. Questo è il tuo sogno. Sì, lo so. Ma potrai venire alla prossima. Fai quello che sai fare e vedi che andrà tutto bene. Grazie, ma... E ricorda, guarda gli specchietti, usa le frecce e non correre. Oh, va bene, mamma. Starò attento. Ok, tesoro. Ti chiamo più tardi. Buona fortuna. Ciao, ciao.